Questo somiglia a Rhino, il rinoceronte, che è uno dei nemici proprio dell'uomo ragno. Gli metti addosso una corazza ed è identico. Non vai tanto lontano, perché Brodus si definisce il rinoceronte della Dungeon League, non solo. Si è fatto i capelli a punta per ricordare un rinoceronte e fa l'urlo di battaglia. Il suo urlo di battaglia è lui, che lui dice essere l'urlo del rinoceronte. Ah, non sta facendo pubblicità ad una console. No. È proprio il rinoceronte. No, beh, scritto doppia E-E. Così, capito? Tu che sei ormai un appassionato di History Channel, di National Geographic, sì?